Ricordiamo che i trattamenti sciamanici, trattamenti spirituali, insegnamenti non sostituiscono i comuni e consueti e normali trattamenti e cure mediche praticati da medici qualificati. La pratica sciamanica non è volta ad effettuare diagnosi mediche, non sostituisce in alcun modo cure mediche appropriate o terapie professionali per problemi mentali. La pratica sciamanica, gli insegnamenti spirituali non sono pareri medici e non devono essere considerati come tali. La facilitazione di pratiche magiche, sciamaniche o spirituali e relativi trattamenti e riti sono destinati al benessere dell'individuo e non creano un rapporto medico-paziente. La pratica magico-sciamanica e spirituale non si rivolge alla risoluzione di problemi mentali né vengono accettati clienti con problemi mentali o sotto cura psichiatrica. La magia è pagana o cristiana? Salve a tutti, sono Alex Peverada, operatore olistico ed operatore esoterico. Ma la magia non è né cristiana né pagana, è ovvio. La magia è a prescindere. Perché faccio questa domanda? Perché a volte qualcuno poco documentato ha parlato di magia come un processo collegato al paganesimo, quindi collegato alle religioni neostregoniche come la Wicca, collegato al mondo pagano o meglio politeista greco-romano, ma sono vere fino a un certo punto, prima di tutto perché comunque sia. In certi momenti, in certe fasi, per esempio della storia di Roma, la magia veniva condannata, perseguitata. O forse sono pregiudizi collegati al fatto che, in un certo senso, nella Bibbia viene vietato l'uso della magia e che i preti cattolici considerano la magia tutta quanta, in un certo senso, da evitare e fonte del diavolo. In realtà, dal mio punto di vista, le cose sono diverse e più complesse, ma non solo dal mio punto di vista. Perché? Perché innanzitutto la magia, quindi elementi magici, filosofia magica, concezione della magia nel mondo dell'uomo, è già presente ai tempi primitivi o comunque ai tempi protostorici, preistorici e appena successivi alla storia. Quindi, in un certo senso, sappiamo che la storia inizia con la scrittura, no? E quindi, in qualche modo, la magia era già collegata ai popoli primitivi, per cui non può essere né pagana, né cristiana, né politeista, né di altro tipo, ma semmai esiste a prescindere dal percorso religioso successivo. Quindi se proprio vogliamo vederla, potremmo definirla la magia come animista sciamanica, quella originale, iniziale. Ma la figura del magus, il termine magus, l'ho già detto nel mio video cos'è la magia, comunque l'ho già detto in altri video, nasce con il termine proprio magus, tipico persiano della figura di un sacerdote magico collegato alla religione del zoroastrismo. Così come ho detto nel video precedente, siete animisti o siete politeisti o monoteisti, la magia è transreligiosa, cioè attraversa varie religioni, è un fenomeno collegato al mondo spirituale, per cui non esiste in un concetto agnostico o ateo della realtà. E, ripeto, magia, come ho già detto nel mio video che cos'è la magia, è riferita non all'illusionismo, al gioco di prestigio, ma alla magia come poteri magici, come accesso a una forma di pratica operativa e misteriosa, un'arte spirituale che appartiene all'umanità e che non è definibile né pagana, né solo sciamanica, né solo cristiana. Anzi, aggiungo di più, in ambito cattolico, proprio perché durante il Medioevo, durante il Rinascimento, c'erano pochissime persone letterate e, a parte i nobili, le uniche persone che studiavano erano soprattutto ecclesiastici, spesso la magia si è praticata in maniera nascosta all'interno della Chiesa. Uno dei più grandi maghi del passato è appunto il cosiddetto Abate Giulio, che era un uomo di chiesa, poi abbandonò la chiesa cattolica, ma continuò a essere un uomo di altra ortodossia, ma un uomo che credeva in Dio, che sviluppò una forma magica basata sul sincretismo di salmi, lettura e studio di testi ebraico-cabalistici, inserimento di concetti cristiani e
infine magia pratico-operativa. La magia è un processo e quindi si adatta a tutte le forme religiose, o meglio, ci sono religioni che possono utilizzare di più la magia, come la neonata Wicca, che è una religione basata sulla magia e su una concezione politeista e pagana della realtà, oppure ci sono religioni come il cristianesimo, che apparentemente si predispongono poco all'utilizzo della magia, proprio perché per le dichiarazioni di alcuni vescovi, di alcuni sacerdoti, di alcuni papi, in cui la magia veniva in qualche modo tutta condannata, no? Ma è fondamentalmente un punto di vista, perché se io concepisco il rituale romano di esorcismo, piuttosto che la messa, piuttosto che il battesimo, come rituali magici, e concepisco i Vangeli, i Salmi come letture magiche, allora ottengo un punto di vista che è quello, per esempio, dell'abate Giulio, cioè di magia purificatoria basata anche su concetti cristiani. Questo viene aborrito dalla Chiesa Cattolica, ma di fatto esiste anche una magia islamica. E poi esistono profonde contraddizioni, come ho già detto nel video monoteisti, politeisti e animisti. Esistono situazioni nel mondo, adesso cito per esempio il Kenya e la Tanzania, dove ufficialmente i Masai sono di religione islamica, però continuano a praticare o magia comunque, che è però proveniente da un background, da una storia pre-islamica, quindi da tradizioni locali, quindi da un concetto che non è quello islamico della realtà monoteistica, ma un concetto quello animista. Le cose si complicano, no? In qualche modo si fondono. Le divisioni, le suddivisioni, no? Lasciamoli gli storici, lasciamoli gli antropologi, lasciamoli a coloro che hanno bisogno, per motivi accademici, di classificare le cose e di storicamente annotarle in maniera corretta e perfetta da un punto di vista dello studioso, che ha bisogno di esaminare, elencare tutti i casi possibili, di creare connessioni, fare ipotesi di un fenomeno che vede dal di fuori, che studia dal di fuori come un testimone, come un archivista. Ma l'operativo, l'operatore, il praticante, esperto o inesperto che sia, da che mondo ha sempre fatto quello che serviva, senza porsi troppe domande se la magia era cristiana o pagana. E questo è il mio modo di vivere. Quindi la magia non è cristiana, non è pagana, non è sciamanica, ma è attraversa un credo molto più semplice, che è sto in quello che funziona. Ok? Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero quindi di avere in qualche modo scardinato un po' alcuni pregiudizi che alcune persone hanno nei confronti della magia bianca, che non è compatibile col cristianesimo, che le due cose sono diverse, ma come ho già detto più volte, bisognerebbe reinterpretare e vedere come la condanna presente nella Bibbia alla magia, come una condanna alla magia nera. Non è specificato il termine nera, ma quando, per esempio, nel Salmo 7 si prende e si recita contro la magia, è ovvio che si parla anche di fatture, si parla della magia nera. Quindi in qualche modo la magia bianca o semplicemente la lettura dei testi cristiani e dei testi ebraici ha lo scopo di essere magia in azione, magia bianca, dal mio punto di vista. È abbastanza ovvio. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, a prescindere dal vostro modo di credere, di vedere la realtà, anche se non è il mio. Commentate in maniera rispettosa, in maniera educata, tanto se no altrimenti io cancello i commenti e vi blocco dal canale, per cui è inutile che commentate in maniera poco educata. E se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube Lux Nova, seguite la pagina Facebook Alex Peverada e la pagina Facebook Lux Nova, e per trattamenti, consulti o per iscrivervi ai miei eventi consultate il sito www.luxartinonova.it. Vi onoro e vi ringrazio per il vostro ascolto.